Ma questo è un problema che si notava già da molti giorni, che le crepe aumentavano. Io abito qua, passeggio col cane anche, e proprio l'altro giorno disse a mio fratello, avantieri, che le crepe aumentavano, che secondo me stava per crollare, che poi un signore che abita qui di fronte anche, che ha sentito che crolla, ho detto che sia stato un abbattuto, ho detto qualche giorno lo troverete dentro casa, sto palazzo, ma ha fatto l'abbattuto il vecchio, io riesco a mantenerlo. È invece crollato il palazzo di 2 piani di Vico Piave in pieno centro a Matera. Mentre ancora aspettiamo di sapere la sorte dei 2 dispersi, con i soccorsi che sono incessantemente al lavoro da questa mattina, non si può non cominciare a chiedersi se si tratti di una tragedia annunciata. Nei pressi del palazzo, che qui vediamo intatto in un'immagine di poco tempo fa, erano in corso lavori che avrebbero causato le lesioni di cui ha parlato anche la signora Anna Maria, una delle sopravvissute. Sono venuti i tecnici del comune alcune settimane fa, ha detto alla stampa la signora Anna Maria, perché avevamo visto delle crepe e perché di notte io sentivo degli scricchiolii, ma ci hanno detto che non c'era pericolo. Il sindaco Salvatore Adduce già stamattina aveva precisato che il palazzo di 2 piani si trova in un quartiere assolutamente non degradato, dove le abitazioni risalgono alla prima metà del secolo scorso e risultano ben tenute. Ricordiamo che il primo ad essere messo in salvo è stato un anziano, soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, che lo hanno poi trasportato all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Poi dalle macerie si è levata una voce di donna. Poco dopo, spostando pietra su pietra, è stata recuperata una 38enne, ancora viva, tra gli applausi dei vicini e dei curiosi raccolti intorno al luogo del disastro. Sono 2 le persone che al momento risultano ancora disperse nel crollo. Si tratta di un uomo di 58 anni, ingegnere presso il comune di Matera, e una donna di 31.